A Roma si registra un aumento del 20% degli incidenti stradali mortali, con decine di vittime solo nei primi mesi del 2018. La strada più pericolosa della capitale è via di Torrevecchia, è quanto emerso durante la Commissione Capitolina Mobilità, riunita per affrontare il tema della sicurezza stradale. Sono numeri da guerra che Roma non può accettare, ha detto il presidente della Commissione, Enrico Stefano. Già a marzo abbiamo raggiunto il numero totale di morti di Parigi o Berlino, che arrivano a 30-40 l'anno. I vigili hanno chiesto al Campidoglio dove porre maggiore attenzione e hanno sottolineato il basso numero di autovelox disponibili, suggerendo di prenderne a noleggio. Il piano antibuche del Campidoglio sarà potenziato con ulteriori squadre in città. Per un ritorno alla normalità ci vorranno circa 2 mesi. Lo ha detto oggi l'assessore ai lavori pubblici di Roma Capitale, Margherita Gatta, a margine della Commissione Capitolina Mobilità. Rispetto alle accuse rivolte alle amministrazioni precedenti, Gatta ha sottolineato che è un fatto scientifico che da anni la manutenzione non è stata fatta per bene, mentre sulla voragine che si è aperta in circonvallazione Gianicolense, l'assessore ha precisato non c'entra niente con le buche, capita che ci siano delle perdite sotterranee di cui non si ha contezza. Saranno tra 500 e 700 i nuovi alberi stradali che saranno piantumati a Roma per compensare quelli eliminati fino ad oggi perché malati o danneggiati. Lo ha annunciato l'assessore capitolino all'ambiente Pinuccia Montanari, spiegando che è stata aggiudicata la gara per la fornitura di piante alte dai 3 metri in su che dovranno essere messe a dimora con una impalcatura alta almeno 2 metri e mezzo. L'assessore ha precisato che gli esemplari da abbattere e sostituire sono stati individuati nell'ambito delle attività di monitoraggio di 82.000 alberi di alto fusto che si sta svolgendo dallo scorso mese di luglio. Ad oggi ne sono stati schedati oltre 36.000. Sarà dedicato all'astrofisico Stephen Hawking, scomparso oggi all'età di 76 anni, il Festival Eureka in biblioteca, che dal 21 marzo al 22 aprile invaderà Roma con oltre 200 appuntamenti in 24 biblioteche, dal centro alla periferia. 10 documentari a cura del National Geographic, 45 laboratori per bambini e ragazzi, 22 le proiezioni di film, 35 le presentazioni di libri, ma anche conferenze e visite guidate. Non c'è mai stato niente di simile a Roma, ha detto il vice sindaco Luca Bergamo presentando il programma al Palazzo delle Esposizioni. È il segno che si può cominciare a parlare del superamento della divisione tra cultura scientifica e cultura umanistica.